Buongiorno, bentrovati, benvenuti a un nuovo appuntamento con Filo Diretto. Siamo ormai nel mese di giugno. Ci sono molte cose che finalmente sono arrivate, diciamo, a una conclusione, come quella, per esempio, di avere un nuovo governo. Speriamo che possa iniziare davvero a lavorare e a operare, a mantenere qualcuna delle promesse. E inizia anche l'estate, vi do un consiglio, state molto attenti a prenotare le vacanze, accertatevi che quello che fate, che prenotate su internet, esista davvero, che esistano dalle agenzie che prenotano, che abbiano una storia almeno alle case che affittate, agli aerei che prendete, che ci siano davvero, perché leggiamo tutti i giorni di tutte queste vicende di personaggi che sono riusciti a vendere decine e decine di viaggi, di vacanze in posti che non esistevano, o perlomeno non esistevano le case in questi posti. Poi c'è un'altra vicenda che riguarda la sicurezza stradale, lo sperpero dei denari. C'è il Globo Consumatori che sta denunciando, sta aprendo una vertenza nazionale anche sulla validità degli autovelox che non sono omologati, insomma, tutta una storia molto difficile, vedremo poi più avanti di inoltrarci. Sentiamo però se abbiamo qualche telefonata in linea. Pronto? Buongiorno signor Vinci. Buongiorno. Senta, io telefono dalla zona, dal quartiere Orti. Sì, Volevo ad dire due Alessandria. cose velocemente perché non riesco mai a Sì. prendere la linea comunque, adesso ci sono riuscito. Volevo dire, la prima cosa per quanto riguarda i tombini qui dagli Orti, da quando è venuta l'alluvione nessuno ha provveduto a pulire. Primo. Seconda cosa è attorno ai marciapiedi che ci sono nel perimetro dell'ex mercato ortofrutticolo, è impercorribile, tra erba e diciamo gli autobloccanti mancano, addirittura ne hanno portati via. Ecco, questa è la situazione. Visto e considerato, spero che qualcuno del comune senta la mia telefonata, Sì, hanno detto che c'è un pronto intervento. Ma sì. sono anni già dal sindaco Rossa, mi aveva detto che avrebbe provveduto a ripristinare i marciapiedi, invece ci sono metri e metri quadrati di autobloccanti mancanti e quindi nessuno ha mai provveduto a Vabbè, ripristinare. lei ci sta parlando degli orti, ci dice anche in particolare, per esempio, i marciapiedi in quale via Sono sono. impercorribili in modo particolare nel perimetro del mercato ortofrutticolo, da via Ah, Rossini, via ok. Nella Donizetti. zona mercato ortofrutticolo. Ok. Perfetto, grazie per la segnalazione. Lo faremo presente anche perché vi avevo promesso che avremmo riavuto l'assessore dei lavori pubblici, che insomma, quando è stato nostro ospite, ha promesso che a giugno sarebbero partiti molti lavori, adesso ci siamo nel mese di giugno, quindi controlleremo, vedremo di saperne di più se sono già partiti o no questi lavori urgenti, questa squadra che era stata messa su insieme da vari assessorati per un pronto intervento, come diceva il telespettatore. Questo per quanto riguarda la zona degli orti di Alessandria. Io ho tratto, volevo dire, non so se in regia ho lasciato poi le immagini di questi, diciamo di queste strade, le condizioni in cui si trovano in alcune zone, ed è per questo che Globo Consumatori ha scritto una lettera pubblica chiedendo se interessa a qualcuno davvero la sicurezza stradale e se si fanno, diciamo, si pensa di aggiustare le strade, la segnaletica anche verticale, orizzontale, tutto quanto per dare sicurezza agli automobilisti o se si vuole soltanto gestire la sicurezza attraverso gli autovelox facendo delle multe agli automobilisti, senza pensare che poi la sicurezza dipende anche da molte altre cose. Se ci sono delle voragini nelle strade, le macchine si rompono, finiscono fuori strada e diventa molto pericoloso. Non so se abbiamo le immagini, magari più avanti le vedremo. Adesso sentiamo un'altra chiamata. Pronto? Pronto, buongiorno signor Vinci. Buongiorno. Volevo
parlare in merito a due cose. Primo, ai viaggi, le vacanze, sì, eccetera, eccetera. E beh, guardi che è sempre stato così. Già 40 anni fa, quando si prendeva l'aeroplano, bisognava sempre stare attenti al posto di via, a vedere, andare. Forse la gente, però, logicamente, si basava di più su chi li vende questi prodotti, sulle agenzie. Certo. Cos'è cambiato? Che tutto è stato più velocizzato, no? Tutto è più semplice e tutti vengono indotti al far da te, che è la cosa più stupida che ci sia, perché il far da te, per poterlo fare, bisogna essere in grado di sapere cosa si vuole avere. E come uno, facciamo breve, uno che si rompe il lavandino, si va a comprare tutte le chiavi possibili e immaginabili, si mette a aggiustare il lavandino e poi continua a perdere. Ma ognuno che deve fare il suo lavoro, certo, deve essere propenso a sapere usufruire di chi fa il suo lavoro. Non è una vergogna dire non lo so, almeno hai una certezza, hai una fiducia e di conseguenza sei tutelato. Certo. Poi un'altra cosa volevo dire, su tutto questo fare delle sicurezze, delle strade, delle cose, sì, ma guardi che è molto semplice, bisogna che chi è addetto, no, parlo dal vertice, scenda giù, vada in mezzo alle strade e non pensi di essere Dio, di dire fate il lavoro e è fatto, devi andare a vedere se l'hanno fatto, come l'hanno fatto, fregartene, è ora, certo, di smetterla di con queste altezzosità sul fare, non è una vergogna, certo, cercare di capire se l'hanno fatto bene, se l'hanno fatto male, se c'è stato un qualcosa di non onesto, bisogna avere il coraggio di farlo, se no si cambia lavoro. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Intanto avete visto qualche immagine che ci è stata inviata di buchi, di cose che ci sono nelle strade che rendono pericoloso per automobilisti, ma soprattutto per ciclisti, motociclisti, adesso che c'è la bella stagione, naturalmente andare su queste strade dove ci sono i tombini che sono praticamente dentro un buco, no? L'asfalto intorno è stato rifatto tante volte, però non si è mai pensato di fare un intervento per livellare anche i tombini. Ci sono delle strade anche molto lunghe dove le buche sono così, insomma, state notando dalle immagini. E queste ce le hanno inviate i telespettatori. Allora, l'altra cosa dei viaggi, naturalmente aveva ragione il signore, queste cose c'erano già molti anni fa. Ricordo di amici che sono partiti per fare il Capodanno alle Maldive e poi sono arrivati all'aeroporto, non c'era quell'aereo, non esisteva proprio. Certo è che bisogna controllare che non sia una cosa a un prezzo troppo basso, cioè se il costo dell'operazione, dell'affitto o dell'aereo è troppo basso, allora cominciate a sospettare, no? Bisogna cominciare a pensare male, a diffidare e cercare il modo di controllare direttamente alla fonte se esiste questo appartamento, non solo quello del mediatore, o se esiste l'aereo, cioè fate due controlli in più, insomma, per intenderci. Sentiamo un'altra chiamata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, telefono da Alessandria. Buongiorno. Volevo solo esprimere il mio pensiero sul governo. Sì. Adesso Salvini e Di Maio ce l'hanno fatta, vediamo se mantengono le promesse che hanno, sì, fatto. Vediamo, certo, siamo prima di criticare. L'unico che dovrebbe essere Berlusconi, che la smetta di minacciare di fare un'opposizione dura, che si renda conto che adesso non è più lui a dare le carte, ma ci sono altri. Speriamo si faccia una ragione. Grazie. Grazie, grazie a lei. D'altronde è una regola, direi, generale. Il fatto che Berlusconi ce l'abbia con i 5 Stelle, cioè è comprensibilissimo, perché si sono attaccati così tanto durante la campagna elettorale che oggi non è semplice. Però è anche giusto che se alcuni provvedimenti saranno votabili, saranno insomma, fatti per il bene dell'Italia, allora prendere o votare in maniera negativa per partito preso sarebbe molto antipatico, ma non credo che succederà, perché anche se a parole si parla di opposizione molto forte, molto dura, gli italiani stanno cominciando a capire, stanno finalmente cominciando a prendere coscienza del fatto
che non bisogna prendere tutte le notizie dalla televisione esattamente così come ci vengono date, non bisogna solo allinearsi con un partito perché il guru del caso ci dice no, questa cosa non la vogliamo, dobbiamo pensare con il nostro cervello. E siccome ultimamente gli italiani stanno cominciando a dare segnali di indipendenza psicologica o comunque nel modo di giudicare la politica, beh, credo che i vecchi partiti o coloro che hanno anche avuto passati, insomma, importanti, gloriosi, si rendano conto che l'Italia è cambiata. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Rosa d'Alessandria Sì. e praticamente volevo fare una rivelazione perché i lavori, è vero, quando vengono fatti bisogna anche stare attenti. Hanno saltato via Teleson. Hanno lasciato tutti i tombini profondi, sono fatti con la macchina, gli ammortizzatori partono. Proprio non ci sono degnati di dire rimediamo un pochino, alziamo un po' i tombini. No, hanno asfaltato così, hanno buttato l'asfalto e se ne sono andati. Questi sono i lavori che fanno, quindi non c'è un po' di controllo, un'attenzione, non so in che modo definirlo praticamente. Lei mi dice in che via? Via Teleson. Stevenson, anche E quello, poi lungo la ferrovia. marciapiedi, sì, quella che consiglia la ferrovia, marciapiedi sono tutti rotti, non si può neanche camminare. Certo, va E bene. quindi, cioè, Grazie. vorrei fare questa segnalazione perché visto che i lavori li fanno bene, che almeno li facciano bene veramente e che siano attenti. Certo. Ok, Grazie, grazie ecco, per allora l'attenzione. Qui c'è un sistema sicuramente che deve essere cambiato. Non so, la notizia di questi giorni, notizia che troverete anche nel nostro telegiornale, per esempio, è quella che riguarda lo smaltimento rifiuti, perché insomma si sta tentando da un po' di tempo di riorganizzare il servizio, di avere una gestione del personale e della raccolta rifiuti di un certo genere, ma intanto. Mentre si risolve questo problema da una parte, perché l'AMIO è diventata AMAG Ambiente, se ne apre un'altra di emergenza, che è quella di Aral, che è dove i rifiuti dovranno essere conferiti, che è Stracolma, Castelceriolo, Solero, Quarniento, sono stracolme, non sono più in grado di ricevere rifiuti, ma in più c'è il problema che essendo Aral sotto indagine sono stati sequestrati i conti correnti, per cui non possono pagare gli autotrasportatori. Quindi attenzione Alessandrini e non, se 31 comuni comunque che fanno parte del consorzio di Aral. Nell'arco di qualche giorno, se non si troverà la soluzione, probabilmente ci troveremo a parlare di emergenza rifiuti. Lo vedremo più avanti. Naturalmente ci sono riunioni febbrili che si stanno, insomma, seguendo si stanno organizzando in questo periodo tra provincia, comune, eccetera, eccetera. Speriamo si arrivi a una soluzione. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, buongiorno, dove ci chiama? Sì, dalla provincia di Torino. Pronto? Sì, Ecco. non ho No, capito. niente. Ma io volevo dare un piccolo suggerimento, insomma, no? Perché giusto. Pronto? Sì, io la sento ma con un fischio. Lei non so se ha la televisione alta, dovrebbe No. abbassarla. Ecco, sì. Ok, perfetto. Ecco. No, volevo solamente dire giustamente che ormai penso che sarebbe ora che naturalmente tutte le forze politiche, indipendentemente dai colori, pensano veramente al bisogno, agli interventi utili Certo. per tutti i cittadini, perché guardi, non c'è cosa bella di vedere proprio che tutti i cittadini stiano bene, abbiano un lavoro, camminano sempre con ordine. E che naturalmente ci sia veramente una vera pace, indipendente poi dai colori, perché i politici non debbono fare polemiche nelle televisioni, io sono questo, io sono quell'altro. Impariamo un po' a dare una svolta e guardare veramente le esigenze del popolo, perché i colori possono lasciare il tempo che trovano, però impegnarsi per il popolo è importante e per questo è l'augurio. Lei fa bene a mettere anche questo filo diretto perché ci sono pochissime televisioni che non ti consentono di dare un pensiero positivo nel pieno rispetto dei regolamenti e delle Certo, leggi, capisce? certo, Questo certo. io mi auguro che i politici abbiano un senso di responsabilità, che
di lavorare per il popolo, indipendentemente dai colori, indipendentemente se uno è contrario e all'opposizione o meno. Un popolo, un bambino ha bisogno di un pezzo di pane, non è che uno al contrario e contrario dice non gli diamo il pezzo di pane, quello ha bisogno di un pezzo di pane, diamo. Capisce? Esatto. Questo. Ho fatto grazie. Un piccolo esempio. Grazie. Con la trasmissione veramente bisogna impegnarsi. Grazie, grazie per la telefonata, sono d'accordo con lei. Oggi credo che il mondo degli elettori sia cambiato rispetto a prima. Sia cambiato prima di tutto perché non ci sono più, o la maggioranza non è più costituita da quella vecchia generazione che si divideva in comunisti, democristiani, destra, eccetera, eccetera. Oggi c'è un nuovo fronte popolare che è quello dei giovani che non ne sanno assolutamente niente o non gliene frega niente di catalogarsi in questi partiti. Questa trasmissione, comunque io penso di ascoltare le vostre telefonate da 18 anni, qualcosa del genere, se non sono 18 sono 15, segna un po' questo cambiamento, è andata pari passo con questo cambiamento, perché dalle lamentele iniziali su certi argomenti poi ci si è evoluti e un po' si sentiva nell'aria che qualcosa stava cambiando veramente e infatti lo abbiamo visto. E questa trasmissione è fatta per sentire le vostre voci, perché solo voi con le vostre voci riuscite a comunicare a noi, a far sapere al mondo a che punto è anche un po' la vostra, come, il vostro malumore, diciamo. Sentiamo un'altra chiamata. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Chiamo Alessandro e mi chiamo Luca. Buongiorno Luca. Buongiorno, senta. Volevo dire una cosa, a proposito di questi lavori che sta facendo il sindaco davanti al comune, di questo semaforo alternativo, sì. Io penso che prima di quello no, c'erano dei lavori molto più urgenti da fare, ad esempio le buche che ci sono in parecchie strade di Alessandria, nuove, i portatori di Etica con la carrozzina non riescono neanche a attraversare la strada. No? Allora, questo signor sindaco, invece di farsi bello davanti alle telecamere per i lavori che sta facendo davanti al comune, farebbe bene a farsi un giro per le strade di Alessandria e vedere veramente che cos'è Alessandria. E poi, per cortesia, gli vogliamo dare una pennellata a questo comune che fa letteralmente schifo. Grazie. Sì, grazie, grazie a lei. Mentre lei parlava stavo cercando una comunicazione che è arrivata proprio su questo fatto della protesta. Ci sarà un incontro oggi, c'era un incontro stamattina per approfondire le tematiche appunto delle buche di coloro che non hanno diciamo facilità di movimento e ci sarà ancora lunedì 11 alle ore 17 una riunione in cui l'associazione IDEA che si occupa di sollecitare anche i lavori in questa direzione si riunirà con il presidente Paolo Berta. Quello che volevo dire, tutto questo naturalmente noi lo abbiamo trattato, io dico che l'anello intorno a Piazza della Libertà che venisse riaperto era una richiesta che era arrivata da molte parti, faceva parte del programma elettorale di questo sindaco e sta mantenendo la promessa, poi naturalmente ognuno ha in mente altre priorità, ma quando è venuto l'assessore Barosini ha dichiarato pubblicamente che avrebbe iniziato tutto un piano di lavori, ci ha anche mandato le mail con tutte le strade su cui saranno fatti gli interventi. Dobbiamo ovviamente dargli il tempo di fare questo. Ma per quanto riguarda le vicende invece nazionali più importanti, quella telefonata che abbiamo sentito prima del telespettatore che diceva dobbiamo dare quello che la gente insomma chiede perché è ne ha bisogno, perché è il minimo per garantire un livello di vita dignitoso. Ecco, forse oggi è il momento di dimenticare che con l'aumento di questa tassa o con il taglio di questa tassa si favoriranno i ricchi, eccetera, eccetera. Io direi in questo momento preoccupiamoci di un fatto, che se arrivasse
veramente una flat tax, se arrivasse un minimo di reddito di cittadinanza, diciamo che ovviamente è limitato nel tempo, non per tutta la vita, con offerte di lavoro, eccetera, eccetera, per cui uno può disporre di un aiuto immediato, ma poi prima o dopo deve trovare lavoro, se no perde il reddito. Ecco, tutto questo è qualcosa che succede già in moltissimi altri paesi e che aiuta a mettere in moto l'economia, che distribuisce, come si suol dire, la ricchezza anche a coloro che oggi si trovano chiusi in casa, non possono uscire perché non hanno i soldi per andare a comprare una pizza e che non ce la fanno neanche a pagare le bollette. Prima della fine del mese sono già esauriti tutti i soldi e quindi bisogna fare in modo che questi cittadini ritornino alla libertà, alla dignità di persone che hanno uno stipendio sufficiente per fare una vita normale. Ecco, prima preoccupiamoci di questo e poi dopo scateneremo le nostre invidie con quelli molto più ricchi, ma al momento non è che possiamo pensare se questo provvedimento rende un po' più ricco quello che è già ricco, non lo vogliamo e così rimaniamo tutti poveri. No, cioè, purtroppo la soluzione per tutti i mali non c'è, ma pensiamo a risolvere il primo male, quello di aiutare le persone che hanno bisogno. Un'altra telefonata, pronto? Pronto Dede, buongiorno. Buongiorno. Io chiamo dalla zona scuola di polizia d'Alessandria. Sì, buongiorno. Allora, io mi volevo rifare l'argomento che prima che lei parlasse della flat tax, stava dicendo, delle strade, della manutenzione, che c'era un elenco. Io sono in una di quelle vie che c'è nell'elenco da asfaltare, perché praticamente la strada si sta aprendo in metà, proprio un solco, i marciapiedi sono 24 anni che non vedono un filo di catrame. Ho interpellato l'assessore Barosini, gli ho detto sull'elenco c'è anche la mia via, e lui mi ha detto con calma verremo. Cioè, avete fatto tutte le vie nel circondario della zona scuola di polizia, questa no. Cioè, io dico, ma cos'è? È antipatica questa via? Oltretutto abbiamo avuto anche l'incendio in Cassonetti, adesso li hanno rimessi. Sì, mi hanno mandato le foto. Ecco, che c'è quell'albero bruciato che non si sa se resterà in piedi o no. Appunto, che è molto pericoloso perché lì ci sono anche i cavi del telefono, oltretutto. Cioè, io dico, ma io se faccio un lavoro, lo finisco. Non è che oggi pulisco un vetro qui, poi domani mi dimentico, lo faccio tra un anno, tra sei mesi. Comunque, ha detto giusto lei, sono 24 anni che ci aspetta un intervento. Adesso, questa è la prima stagione buona per intervenire nei lavori pubblici da parte della nuova giunta. Diamogli ancora un mese di tempo. Comunque io ospiterò di nuovo Barosini, adesso lo chiamerò, lo ospiterò in un programma prima del periodo di vacanze che faremo per la trasmissione filo diretto. La ringrazio per la telefonata. Grazie a lei, Diego. Grazie, buongiorno. Ricorderemo questa strada, glielo segnalerò all'assessore, così quando verrà avrà già preso tutte le informazioni del caso e ci potrà dire. Siamo quasi al termine della trasmissione, se non sbaglio. Abbiamo pochi... Non ho capito. Un minuto. Va bene, allora, dicevamo, su questa vicenda degli autovelox, su questo scontro che c'è a livello nazionale, su queste multe che vengono fatte con strumenti che non siamo sicuri e certi siano omologati e che in qualche caso dovrebbero addirittura essere già stati sequestrati dalle autorità, invece continuano a fare le multe, quindi le multe arrivano a casa della gente, però il ricorso costa talmente tanto che il cittadino è disincentivato a fare ricorso perché costa troppi soldi, e allora cosa fa? Subisce, paga, eccetera, eccetera. Allora c'è un'associazione dei consumatori che si sta facendo carico di questa cosa, noi li intervisteremo e vedremo come di dare un consiglio su come è meglio comportarsi nei casi in cui qualcuno avesse ricevuto una multa, anche perché in una statistica ufficiale pubblicata recentemente le multe in Italia sono aumentate del 76% nell'arco di brevissimo tempo, mentre gli incidenti stradali non sono per niente diminuiti. Quindi, voglio dire,
non mi sembra che facendo le multe si sia raggiunto lo scopo. Arrivederci.